Allora Fabio, un altro tema di cui volevo parlare con te, che ci sta molto a cuore ed è centrale per la regione toscana, è quello dell'integrazione, che riguarda direttamente il tema della coesione sociale. Assolutamente, fondamentale. Allora, noi abbiamo situazioni in alcune scuole, in diverse scuole, con classi dove sono presenti molti stranieri, che ahimè hanno un tasso di abbandono scolastico elevatissimo. Questo anche a causa del fatto che gli insegnanti sono lasciati soli ad affrontare questo problema. Che cosa si può fare con l'Europa, grazie alla vostra presenza in Europa? Innanzitutto, Giacomo, permettimi di dirti che il problema dell'immigrazione è e dovrebbe essere soprattutto un problema europeo. Noi, da quando siamo entrati nel Parlamento di Bruxelles e di Strasburgo, non facciamo altro che ripeterlo a un'Europa che continua a essere non soltanto cieca, ma anche sorda. Abbiamo fatto un sacco di proposte concrete affinché finalmente ci sia, nel breve termine, come soluzione tampone, un'operazione Mare Nostrum gestita a livello europeo con fondi europei e con il contributo di tutti i 28 Paesi membri, ma soprattutto affinché ci si renda conto che siamo di fronte a una sfida epocale dovuta anche al cambiamento climatico, a una sistematica destabilizzazione del Medio Oriente permessa anche dalle azioni e dal menefreghismo di molti Paesi europei. Ricordiamo appunto chi bombardò con molta leggerezza la Libia senza garantire invece una vera transizione democratica, ma ancor di più da uno sfruttamento economico incredibile da parte di molti gruppi multinazionali, anche europei ma anche americani, che però non stanno in alcun modo contribuendo a sanare quella catastrofe sociale alla quale ci siamo confrontati, una catastrofe che è sociale ma anche umanitaria. Come Movimento 5 Stelle quindi abbiamo chiesto che venga rivisto il regolamento di Dublino 3 per quanto riguarda l'assistenza ai rifugiati. Ricordiamo però che una larga parte di immigrati sono anche immigrati per motivazioni economiche. Di tutto questo purtroppo in Europa non si vuole parlare, si vuole continuare a nascondere la testa sotto la sabbia. Ma nel frattempo è molto importante e fondamentale che si vigili da parte nostra e da parte dei futuri consiglieri regionali su come anche i fondi, sia europei ma anche italiani, vengono spesi per favorire una vera politica di integrazione che sia inclusiva e soprattutto non dia adito e non dia spazio al malaffare, come invece spesso è accaduto per quanto riguarda la gestione di molti centri per l'accoglienza, ma anche di altre operazioni di assistenza da parte di cooperative a destra e a sinistra, spesso affiliate al sistema clientelare di potere.